Bentornati ragazzi o benvenuti sul mio canale, sono Dix, lo vedete, è proprio qua di fianco a me. Forse la persona che meno vi aspettavate di vedere sul mio canale è proprio lui, è un giornalista famosissimo, Cristiano Ruiu del Milan, e l'ho chiamato qua oggi, poi vi spiegherò anche perché, per parlare di alcuni argomenti molto interessanti. Non si parlerà di Milan, o meglio, non di calcio giocato, parleremo del giornalismo sportivo, parleremo di Moggi, di Luciano Moggi, e poi scoprirete perché parleremo di Luciano Moggi. Vi racconterò alcuni episodi molto particolari che abbiamo vissuto io e Cristiano insieme, perché ci conosciamo da quasi 10 anni, e soprattutto, l'avete già letto dal titolo, parlerò anche di quanto si guadagna a fare il giornalismo sportivo, per cui siccome tanti di voi mi hanno scritto che sono interessati o sarebbero interessati a intraprendere questa carriera, parleremo proprio di questo argomento, quindi buona visione. Eccoci qua, allora prima di tutto devo dirvi perché io e Cristiano ci conosciamo. E questa è una storia bella, perché io quando ho iniziato a fare il mio lavoro, era più di 10 anni fa, facevo le riprese dei campionati di calcio amatoriali di un torneo abbastanza famoso a Milano, di un nostro amico, un altro che organizza un nostro amico, e Cristiano giocava pure il nome. Possiamo dire anche il nome. La Press League. E Cristiano giocava nella squadra di Tele Lombardia, ha vinto più volte il torneo, non mi ricordo quanto. Tre volte il torneo. E quindi io, facendo le riprese del torneo, poi è nato questo rapporto con lui, principalmente, nonostante fosse milanista e io interista. Aggiungi qualcosa? No, volevo dire che giocava mi sembra riduttivo, nel senso che io, come avrebbe detto 10 anni dopo Ibrahimovic, ero giocatore, centravanti, presidente, allenatore della squadra di Tele Lombardia, che per 3 anni ha vinto il... Tra l'altro, non so se lo sai, ma nonostante abbia smesso, come si vede anche dalla mole, di giocare da un po' di anni, ancora attualmente sono il capocannoniere all times della Press League. Ancora nessuno è riuscito a scalfire il primato, davvero, eh? Questo non per mie qualità, ma perché probabilmente il resto dei giornalisti sportivi, no, scherzo, no, diciamo che non me la cavavo male all'epoca. 10 chili fa, esatto. Tra l'altro era un bel torneo, perché c'erano veramente tutti i giornalisti sportivi italiani. C'era anche Sky Sport, c'erano tutti, diciamo, le testate migliori. Un piccolo retroscena, la cosa divertente è che ci siamo conosciuti proprio in questo modo, cioè come ci vedete adesso, perché la prima volta che abbiamo parlato non era, diciamo, in modo normale davanti a un caffè o al bar, ma davanti a una telecamera con un microfono che reggeva lui. Mi aveva intervistato dopo una partita che avevamo vinto, non mi ricordo quale sinceramente, e ci siamo conosciuti proprio con un'intervista in quel momento. È curioso il fatto che 10 anni dopo ci ritroviamo qua ancora a fare un'intervista. Basta ogni 10 anni. Basta. Hai detto bene, un'intervista, perché in realtà, Cristiano, tu sei un giornalista sportivo. Tanti sottovalutano questa cosa perché ti vedono in televisione e, diciamo, che pensano che le persone siano lì in televisione, a Tele Lombardia, siano un po' delle macchiette. In realtà tu sei proprio un giornalista sportivo e lo fai da diversi anni. Sì, sono giornalista dal 99 e pubblicista dal 99. Il tesserino da professionista l'ho preso nel 2003. E quindi, diciamo, da 21 anni giornalista e da 17 professionista, quindi sì, diverso tempo. E sì, lo so che tanti associano soprattutto i giornalisti della Lombardia alla squadra, quindi pensano che commentando il Milan lavori per il Milan, commentando l'Inter lavori per l'Inter. Non è così, anzi, io credo che di aver avuto la fortuna, questo lo ripeto sempre, di essere cresciuto dal punto di vista professionale, perché io sono entrato, ho cominciato a Tele Lombardia che avevo 18 anni, in un ambiente senza nessun tipo di condizionamento, e i giornalisti veramente liberi, lo dico senza polemica, ma pensando che sia così, giornalisti davvero liberi in tutti gli ambiti, anche in quello sportivo che teoricamente si presta a pochi condizionamenti, sono veramente pochi. Sono contento che mi hai detto questa cosa, perché io, che sono stato tanti anni a contatto con Cristiano, ma ho lavorato anche con Tele Lombardia, ho conosciuto tanti giornalisti di Lombardia, quasi tutti quelli che sono là, posso confermare quello che dice lui. In riferimento a questo, ritornando al discorso che ti ho detto prima, cioè tanti vi vedono come delle macchiette. Quello che a me fa sorridere è che Tele Lombardia è stata, diciamo, la prima ad anticipare un modo di fare comunicazione che adesso, se voi ci pensate, è quello che fanno tutti, ed è quello che si fa su YouTube. Perché se voi pensate alle youtuber tifosi famosi in Italia, senza fare nomi, tanto sapete di chi stiamo parlando, quello che fanno è urlare, insultarsi, fare finte liti,
eccetera eccetera. Quindi dove hanno preso spunto? Hanno preso spunto dalla prima della classe, cioè la prima che ha cominciato a fare questo tipo di comunicazione, è stata Tele Lombardia. Ma è realmente fatto così, tutto un po' a caso, un po' un circo, o c'è dietro qualche cosa? Devo dire che c'è una storia che bisogna tenere presente. Io mi sono laureato nel 2005 e ho fatto una tesi su cui studiavo in stadio, quindi significa che già nel 2005, quindi parliamo di 15 anni fa, che per la comunicazione è un'eternità, qui studiavo in stadio, aveva scritto la storia. Qui studiavo in stadio nasce nell'86 da un'idea di Michele Plastino, che arrivava da Roma dove faceva gol di notte, che era semplicemente quella di portare la radio, il tutto calcio minuto per minuto, in televisione. Impersonificarlo televisivamente parlando, negli anni 80 c'è stato il boom della televisione, soprattutto la privata, è stata la chiave decisiva. Nello stadio c'è il gossip, la curiosità, ma c'è anche e soprattutto il tifo. Per questo motivo a Tele Lombardia è nata la professione del giornalista tifoso, no? Con Carlo Pellegatti, Gianluca Rossi, eccetera eccetera. Ecco, Fabio Ravezzani ha importato l'informazione applicata a questo mondo, e quindi Tele Lombardia, questo nuovo stadio, è diventato un organo di informazione. E poi posso dirti una cosa, l'errore più grosso di chi non lavora in questo settore è pensare di poter giudicare una trasmissione da quello che vede, cioè un quadro si giudica guardando, cioè c'è chi piace e c'è chi non piace e va bene così. Una trasmissione televisiva non c'è un giudizio, c'è un unico giudice, che sono gli ascolti. E quindi se Top Calcio 24, QSVS eccetera eccetera sono in cima agli ascolti da 20 anni, vuol dire che è qualcosa che comunicativamente funziona, e quindi ci hanno preso. Andiamo a parlare di cose interessanti. Le cose interessanti, queste sono cose tecniche. Poi adesso parliamo di argomenti interessanti. L'unica domanda che ti faccio sul Milan è questa, e molti non lo sanno. Cristiano è un piccolo azionista del Milan. Ha una piccolissima quota, che può essere anche simbolica, però ce l'ha. E quindi come tale ha il diritto di partecipare al consiglio di amministrazione. All'assemblea degli azionisti. All'assemblea degli azionisti, scusami, hai ragione. E lui è stato l'unico che votò contro il consiglio di amministrazione nuovo, appunto, che fu eletto quando ci fu il cambio di proprietà, il famoso cambio di proprietà, quando Berlusconi fece il passaggio di proprietà ai cinesi. Sì. Questo non lo sa nessuno. E tra l'altro i pochi che hanno ripreso la notizia un po' scherzando, questo un po' prendendolo in giro, dicendo che lui è l'unico che ha votato contro, ridendoci. Tifosi incazzati neri. Tifosi incavolati. Vedova di Galliani, vedova di Berlusconi. A distanza di 5 anni ti sei preso una rivincita? No. 5 anni, 3 anni, quanto è passato? Sì, no. No, anche perché... Io penso, adesso ho fatto un discorso legato al mio lavoro, alla mia professione, al mio modo di vedere la vita, però ci sono cose che insomma vanno al di là, e l'amore per una squadra, e nel mio caso per il Milan, è di quando sono bambino. Ti dico che alla fine di avere ragione, di aver avuto ragione sui cinesi, intanto non ho mai avuto dubbi, perché sapevo perfettamente che cosa c'era dietro, qual era così il programma finanziario. La strada che stava prendendo il Milan nella mia testa era chiara già da tanti anni, precisamente dal 2012. Pochi lo sanno, perlomeno pochi se lo ricordano, a meno che non stiamo parlando di gente che ha un pochino più di anni, ma Cristiano, quando ha iniziato a lavorare per Tele Lombardia, faceva il telecronista della Juventus, non da tifoso ovviamente. No. Io ho cominciato, il primo incarico che mi è stato affidato è stato seguire il Brescia appena venuto in Serie A. Di Mazzone. Il Brescia che, e poi lì bisogna avere anche un po' di culo nella vita, no? Brescia che negli anni prima non si era cagato nessuno, che non si sarebbe cagato nessuno, io arrivo, inizio a seguire il Brescia, allenatore Carlo Mazzone. Il primo, io dico sempre, il più importante scoop giornalistico che ho fatto nella mia vita. Prendo il mio operatore dell'epoca, che si chiama Guerreschi, e dico, proviamo ad andare nell'azienda di Corioni, mai visto, mai conosciuto, mai sentito in vita mia. Suono, citofono nell'azienda, e dico, salve, sono un giornalista di Tele Lombardia, volevo parlare con il presidente, mi fanno entrare, mi offrono il caffè, scende Corioni. La domanda è, ma è vero che stai prendendo Baggio? Sì, l'abbiamo preso, e domani sarà a Brescia. Cazzo, cioè, scoop... Ma internazionale, cioè il giorno dopo mi sono trovato sulle prime pagine di tutti i giornali, non d'Italia, d'Europa, perché Baggio e
non c'era lontanamente l'idea dell'ufficialità, si parlava di un ingaggio a 5 miliardi, addirittura di una lire. Faccio questi 4 anni stupendi, straordinari, mi innamoro anche della realtà della piazza. Dopo questi 4 anni rimango a Tele Lombardia e Bravezzani mi chiede di fare il salto, perché ovviamente da passare a seguire il Brescia a passare a seguire la Juve c'è una differenza, passi da fare da lottare per la salvezza, una squadra che gioca in Champions League, grandi campioni, eccetera eccetera, accetto. E quindi a livello professionale seguo la Juve per 4 anni, la Juve di Moggi, di Giraudo, di Lippi, poi di Capello, e quindi dal punto di vista professionale sono stati 4 anni molto belli che sono riuscito a scindere dalla mia passione, che era e rimaneva il Milan. E io magari, se c'era tipo la partita della Juve al pomeriggio, facevo le interviste e poi mi facevo, anche se non si può dire, non si dovrebbe fare, ma all'epoca c'erano meno autovelox, la Milano-Torino, la Torino-Milano a tutta velocità, un paio di volte anche passando a Rho sulla corsia d'emergenza, perché se c'era tipo, una volta mi ricordo che c'era il derby, io ero alle 8 alla barriera, dica alle 8, alle 8 e mezza al derby, e qua abbiamo due alternative: o rischiamo multa e ritiro patente o non vediamo fischio inizio di Milan-Inter. Ascolta, non ti faccio domande di Moggi, se no andiamo troppo lunghi, so che tu sei stato tanti anni con Moggi, perché... e comunque è un bel ricordo. Sì. Però su Moggi voglio raccontare una cosa, sì. Bella, carina. Si è instaurata una sorta di amicizia, tanto è vero che Cristiano invitò anche Luciano Moggi al suo matrimonio, anche se poi per motivi personali non è potuto venire. Sì. Talmente bello che pensate che, vi racconto questa cosa, che è un episodio molto carino. C'è stato un anno che io e lui dovevamo andare a Monte Carlo per lavoro, non mi ricordo neanche che lavoro, non me lo chiede. Non dovevo andare a fare un lavoro, dovevamo andare a provare a prendere un lavoro a Monte Carlo ad agosto. Attenzione, brutto. La sera prima di partire mi chiama lui. Io, figurati, comunque era ad agosto, andare a Monte Carlo, ero tutto contento. Ciao, ho una brutta notizia da darti. E io mi sono subito preoccupato, ho detto: cavolo, che è successo? Dimmi tutto. E lui: è morta la mamma di Luciano Moggi. Che se non fa ridere comunque, cioè... No, non fa ridere, però dovete pensare che io, interista, il giorno dopo devo partire per Monte Carlo, ho detto, cioè ho reagito dicendo: ah, che pensavo chissà cosa fosse successo, fa niente, okay, mi spiace, sarà stata ultra centenaria. No, era 100 anni. 100 anni, vabbè, okay. Ho detto, vabbè, bene. E no, la brutta notizia è che dobbiamo andare al funerale domani. Ci tenevo comunque. E io pensavo, sono passato da dover andare a Monte Carlo ad andare, sì, il giorno dopo nell'entroterra toscano, sulle colline senesi. Sulle colline senesi c'erano 40 gradi, era una temperatura disumana, al funerale della mamma di Moggi. Ovviamente, il programma. Come potete pensare, io non avevo neanche questo rapporto che aveva lui con Luciano Moggi, essendo anche interista. E quindi siamo partiti dicendo: guarda, facciamo il funerale veloci, poi andiamo subito a Monte Carlo. Ovviamente, essendo agosto, noi eravamo partiti in costume, quindi siamo arrivati in costume. No, aspetta. Allora, la strada è stata: siamo lungo la strada, incontriamoci, fermiamoci a mangiare qualcosa con Pompilio. Con Cesare Pompilio. Cesare Pompilio. Come voi lo conosce. E Giuliano. Sarebbe Sara. Da portare qua, ma. E fermiamoci a mangiare per strada, ci veniamo a mangiare in un ristorante conosciuto dalla coppia Sala Pompilio a Barberino del Mugello. Fate conto che era il 16 agosto, c'erano stati 50 gradi sull'autostrada 1. C'era una temperatura disumana. E noi ci fermiamo a Barberino del Mugello e ci portano a mangiare in un posto dove si faceva solo cinghiale. Anche come dolce, tra un po', solo cinghiale. Facciamo questa buffata, antipasto, primo, secondo, tutto cinghiale. Facciamo questa buffata di cinghiale. Pensate, rimettervi in macchina alle 2-3 di pomeriggio. Caldissimo. Un caldo con questo tutto questo cinghiale sullo stomaco. Siamo arrivati a Monticiano, dove si svolgeva il funerale. Ci siamo cambiati in macchina. Ci siamo cambiati in macchina, perché dobbiamo presentarci ovviamente in costume. Entriamo in questa chiesa, dove c'era appunto la messa, e caldissimo anche in chiesa, perché ovviamente caldo assurdo, e pian piano la gente si allontanava perché attorno a noi quattro c'era una specie di nuvola di cinghiale, sembrava una stalla, un odore di stalla, un odore incredibile. No, è stato simpatico. Poi abbiamo finito anche tardissimo, non siamo potuti andare anche a Monte Carlo, ovviamente ci siamo fermati a dormire lì in zona è saltata. Quindi la cosa divertente di tutto questo è che dopo la celebrazione, erano le 7 di sera, ma faceva ancora un caldo assurdo, c'era la processione per arrivare ovviamente, sì, abbiamo fatto la processione con tutti gli altri. Una processione che ovviamente in questi casi qua al cimitero non è Aspetta, io a lui dicevo: vai a salutarlo che andiamo. Soltanto che Luciano era lì, ovviamente erano tutti là certo. A fare le condoglianze. Non volevo neanche essere inopportuno. Sì, Cristiano diceva: non posso andare adesso a salutarlo. Certo, no? Facciamo la processione e andiamo. Poi in questi casi qua il cimitero non è mai sotto. No. Si sa perché, è sempre in cima.
Quindi la processione era con una pendenza del tipo il Galibier del 50%, e quindi siamo arrivati col cinghiale sullo stomaco, sto caldo assurdo, vestiti anche camicia, giacca, eccetera, eccetera. 40 tipo, minuti di processione. Una roba, tutti sudati, eccetera, eccetera. A un certo punto, rombando, arriva un Ferrari davanti a Cittadino. E lui mi fa, ma chi è? Cioè, nipote. Lui fa, scusa, noi facciamo 40 minuti di processione in salita e il nipote arriva con la macchina, e dico vabbè, c'ha ragione lui, c'è anche l'aria condizionata. Un altro episodio carino invece, l'ultimo poi, poi ti faccio la domanda, quella che stanno aspettando tutti, che è l'ultimo. Un altro episodio carino è che io e Cristiano siamo andati 4-5 volte per lavoro a Las Vegas, seguendo la comunicazione del poker ci è capitato spesso di dover andare lì, ovviamente ci sono i campionati del mondo di poker, solitamente cercavamo sempre, poi se eravamo lì, magari di attaccare 2-3 giorni per non fare un viaggio di 3 giorni, cioè 24 ore di viaggio, poi stare 3 giorni è una roba che ti ammazza. C'è di buono che mia moglie non segue il canale. Esatto. E un anno siamo partiti io, lui e Fabrizio Biasin, che tutti voi... Ah, no, no, ho capito, no, no, pensavo... Anche quello. No, pensavo. Siamo partiti io, lui, Fabrizio Biasin, che è un noto giornalista interista, che magari un giorno avremo anche la fortuna di avere qua. Fabrizio, se mi stai guardando, è troppo impegnato lui. Sì. Ormai è un VIP. Impegni molto particolari. Fabrizio ormai è un VIP, ma magari un giorno riusciremo a convincerlo. Siamo partiti e abbiamo fatto questi 3 giorni. Voi dovete considerare che a Las Vegas... solitamente vuoi andare a parare. No, solitamente uno gioca, perde... vince pure, cioè, su 3 uno vince, 2 perde, sì, magari uno su 3 giocate, su 3 volte che giochi perdi 2, vinci 1. Sì, in 3 giorni abbiamo finito i soldi, facciamo una breve. Allora dovete considerare che noi in 3, considerando che lì si gioca ovunque e sempre, qualsiasi cosa tu vedi, 3 giorni abbiamo finito i soldi, abbiamo perso tutto quello che potevamo perdere, tutto, cioè non c'è stato una volta che siamo seduti al tavolo con i soldi. Ma i messaggi questo canale qua, esatto, quindi vi sconsiglio di farlo in macchina, in macchina sulla corsia di emergenza nella sega, spendiamo tutto. Beh, poi dovevamo andare a fare, abbiamo attaccato 3 giorni, siamo andati cos'era, a Los Angeles, sì, ma non c'avevamo più i soldi per non andare a Los Angeles, esatto, perché se vai alla sega a Los Angeles non è che gli hotel costano poco. Allora lì abbiamo avuto l'idea geniale di dire, allora soldi non abbiamo più, il volo di ritorno ce l'abbiamo tra 3 giorni, dove possiamo andare per non spendere tanto? E lì è scattata l'idea geniale, ragazzi, andiamo in Messico. A Tijuana. Siamo andati a Tijuana, arrivando di notte a Tijuana. Considerate che a Tijuana tipo alle 8 di sera c'è il coprifuoco. Il coprifuoco, non c'è nessuno in giro, solamente delinquenti, spacciatori, è una situazione... È una roba che veramente, se da raccontarla io ogni tanto la racconto, ma non rende veramente com'è. Siamo scappati via, di corsa. A mezzanotte, dalla paura, da Tijuana, siamo ritornati a San Diego e in qualche modo abbiamo superato questi 3 giorni di paura. Ma pensavo che invece di Las Vegas volessi raccontare l'episodio delle Hawaii. Lo raccontiamo brevemente. Velocemente. Velocemente, anche perché il tempo stringe. E poi c'è l'ultima domanda importante. Esatto. Niente, una di queste volte qua, insomma, arriviamo 3 giorni prima, dobbiamo fare l'intervista, dobbiamo seguire il tavolo finale dei mondiali di poker, arriviamo 3 giorni prima e avevamo già messo in preventivo di fare 3 giorni al mare, no? Ci organizziamo, vediamo, magari, che ne so, a Los Angeles, in California, comunque, troviamo un posto carino, eccetera, eccetera, abbiamo già portato qui anche i costumi. Arriviamo in aeroporto a Las Vegas e vediamo, c'era l'occasione, $110, una cosa così, volo per Honolulu, le Hawaii. Grazie. Cioè, un'occasione imperdibile. Andiamo alle Hawaii. Prendiamo il volo, boom, senza neanche passare in albergo. Andiamo direttamente, prendiamo il volo, andiamo alle Hawaii per una cifra comunque contenuta. Il problema è che a mia moglie, all'epoca... Non ancora moglie. Non ancora moglie. Dovevi sposarti. Dovevo sposarmi. Non avevo detto niente. Non avevo detto. E gli avevo detto, magari Sara facciamo qualche giorno al mare. Sì. Magari facciamo qualche giorno al mare. Lei l'ha scoperto perché lui mi ha fatto una foto che mi ha postato su Facebook. Il giorno dopo che le avevo detto vado qualche giorno al mare, ero con l'ukulele, che è la chitarra tipica hawaiana. Quindi mi ha fatto... Collana di fiori. Collana di fiori. E c'è scritto Aloha. Aloha con l'ukulele. E mia moglie vede sta foto su Facebook... E mi schifo, ma dove cazzo sei? Vi lascio immaginare il ritorno com'è stato. È stato difficile, sono andato in mezzo anch'io, tanto perché lui ha dato la colpa a me. Giustamente. E tu che mi hai messo in mano? Chiudo, qui. Voglio chiudere questa intervista lunga, e anche per lui deve andare. Molto. Con la domanda importante. Siccome tanti mi avete scritto, voglio fare il giornalista sportivo, dammi delle indicazioni, cosa mi consigli di fare, che scuola mi consigli di fare... Voglio fare una domanda a Cristiano, apertamente, perché lo conosco da tanti anni e ho la confidenza per fargliela. Quanto può guadagnare un giornalista sportivo? Quanto guadagnava prima e quanto guadagnano oggi? E se tu consiglieresti ai ragazzi di fare questa professione, a prescindere dal fatto che sia la tua passione, e quindi a livello proprio professionale, se la consiglieresti oggi? Guarda, io quello che dico è che
Ogni tanto mia mamma mi fa vedere un tema di quando ero in seconda elementare, in cui scrivevo, sai, il classico tema, che lavoro vuoi fare da grande, no? E io ho scritto giornalista sportivo. E quindi l'ho fatto con questo spirito, cioè quello di coronare il mio sogno da bambino. Ho avuto la fortunissima di raggiungere molto molto in fretta questo sogno e di poterlo coronare, oltretutto facendo il giornalista sportivo e seguendo la mia squadra del cuore, quindi diciamo che sono stato molto molto fortunato. E l'ho vissuto sempre con questo spirito, cioè con lo spirito di inseguire un sogno. E quando insegui i sogni, i soldi non contano niente, perché sennò non è un sogno. Il primo contratto che ho fatto con Tre Lombardia nel 98, io prendevo per fare 7 giorni alla settimana, senza limitazioni orarie, 350.000 lire, che al momento sono 175 euro. Anche se mettiamo 300 euro con l'inflazione. Sì, esatto. Non è che... fai conto che andavo in onda 6 su 7 e quindi dovevo prendere giacche, camicie, andavo a scuola, cioè i pantaloni corti e la maglietta, quindi mia madre penso che ne spendesse al mese almeno il triplo per i vestiti. Quindi, e addirittura quindi ho cominciato facendolo a perdere, come tutti quelli che iniziano a fare questo lavoro, tutti, o a perdere o addirittura gratis. Poi ovviamente diventa una professione con la quale puoi vivere, ma esattamente come puoi vivere in un lavoro normale, ed è ancora così attualmente. Quindi un lavoro normale intendo dire, che ne so, dal commesso in un negozio all'impiegato di banca, all'infermiere, al trasportatore, a chi lavora in un ristorante. Poi ovviamente ci sono le aziende, quindi cambia, ci sono le mansioni, il tipo di occupazione cambia, l'anzianità, però non è... mai stato, diciamo, che andare in televisione non vuol dire che prendi 3 volte di più. È un contratto normale. È un lavoro normalissimo, con le ore, anzi senza ore, perché è un lavoro che fai senza straordinari. Quello che dico sempre a tutti è che quando io ho cominciato a fare il giornalista sportivo, diciamo che in questo sono stato sfortunato, perché sono arrivato nella generazione che già non prendeva più soldi. Fino agli anni 80 e primi anni 90 fare il giornalista era un privilegio. E potrei fare 1000 esempi, no? Se fai il giornalista sportivo e per tutta la tua famiglia hai l'abbonamento gratis allo stadio, non è corretto. Eppure succedeva. Faccio degli esempi piccoli, ma in realtà ce ne sono molto grandi. Progressivamente questo privilegio si è perso e pian piano il giornalista non è diventato più un lavoro d'élite, ma un lavoro di massa. Perché la massificazione del lavoro di informatore, quindi di giornalista, è diventata tale per cui adesso il giornalista lo fanno tutti. Perché mettere una storia su Instagram, o mettere un post su Facebook, o mettere un video di una cosa che ti capita, il giornalista lo fai tu sul tuo Facebook. Per questo dico che... questo è il motivo per cui tante volte sui giornali si vedono poi i video, le storie, certo, e i post. Ma la deriva è quella. Cioè, il futuro è questo qua. Quindi prima era un lavoro di privilegio che aveva degli stipendi di conseguenza. Poi è diventato un lavoro di massa che ha avuto gli stipendi più bassi. La deriva è quella che non sarà più un lavoro, perché lo possono fare tutti. E se tutti possono fare una cosa, non c'è più la professionalità per farla. Quindi non è più un lavoro. Richiesta. Purtroppo, quello che penso io, è il futuro, l'inclinazione, è che non esisterà più il lavoro di giornalista. Esisterà il lavoro di professionista dell'informazione, ma sarà sempre un'informazione di parte, perché chi pagherà il lavoro di informatore, chi ha interesse nel farlo? Quindi il lavoro di giornalista sarà sempre più, parlando di calcio, il lavoro di addetto stampa o di house organ. Mi piace questa chiusura, perché come sempre a me piace dire le cose in modo diverso, e lui è un maestro in questo, nonostante sia milanista, che ha solo questo difetto, ne ha altri ma non li dico qua. Chiudo dicendoti che possiamo dire tranquillamente, parlando dello stipendio del giornalista, che con lo stipendio del giornalista probabilmente a Lugano faresti fatica a vivere e tutto per un altro lavoro. No, vabbè. È una battuta, però diciamo che a Lugano è molto cara, quindi lui resta a Lugano. No, i giornalisti di Lugano sono pagati meglio. Ok. Il giornalista in Italia, allora. Sì. Allora, chiudiamo il video. Spero vi piaccia questo tipo di contenuti. Se vi piace, cercherò di portarvene altri. Lascio andare Cristiano che deve andare. Se non siete iscritti al mio canale, vi iscrivete qua sotto. E vi aggiungo che in descrizione metterò il link anche del canale di Cristiano, che è appena aperto. Come sul mio canale ci sono tifosi milanisti, juventini, napoletani, ce ne sono tanti. Sono sicuro che qualcuno che gli interessa avere una visione diversa e capire anche come funzionano le dinamiche delle altre squadre può, iscrivendosi al canale Cristiano, avere sicuramente delle risposte differenti dalla massa. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Vuoi dire una cosa? Sì, ovviamente iscrivermi mi hai fatto passare la voglia. Comunque vi dico una cosa: se mi seguirete sul mio canale e non vi piacerà, non ve la prendete con me, prendetevela con chi mi ha convinto a fare il canale Cristiano Ruglio TV, cioè lui.
Pensate che io l'ho convinto a fare tutto quello che ha fatto. Pagina Facebook, canale YouTube, qualsiasi cosa che ha fatto l'ho convinto. Se non fosse per Davide, io comunicherei ancora con i geroglifici. No, dico davvero. Perché è un bravo professionista, ma soprattutto per quanto mi riguarda è un grande amico. Ciao ragazzi.